Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig. Il campeggio. Peppa e i suoi amici stanno andando in campeggio. Madame Gazzella, non mi sento molto bene. L'autobus fa troppe scosse. Accipicchia, Pedro Pony soffre il mal d'auto. Povero piccolo Pedro, vieni a sederti in questo posto vicino a me. Bene, non ti senti meglio? Sì, un pochettino. Madame Gazzella. Oh, per caso stai male anche tu, Zoe? Magari fra non molto starò male. Potrei venire lì anche io? Non si sa mai. Potrei venire anch'io, per favore? Anche io! Oh oh, mi dispiace molto, bambini, ma non ci state tutti quanti in questo posto. Oh. Non preoccupatevi, siamo arrivati al campeggio. Evviva! Buon divertimento, bambini! Oh oh, qui è dove piazzeremo le tende. Respirate questa magnifica aria freschissima, bambini. Un respiro bellissimo. E ora iniziamo a prepararci per la notte. Peppa e i suoi amici montano le tende. Bambini, ora dovete scegliere un compagno con cui dividere la tenda. Susie, vuoi stare insieme a me? Avevo deciso di andare con Zoe. Oh, scusami Susie, ma io l'avevo già promesso a Rebecca. Rebecca, tu non dovevi stare con me. Oh, è vero. Emily, dimmi, tu con chi vuoi dividere la tenda? Con Zoe, ok. Va bene, allora puoi restare insieme a me, ok? Adesso mi servono bastoncini per accendere un gran bel fuoco. Li raccoglieremo noi. Ma volevamo andare io e Pedro a raccoglierli. Oh, potete andarci tutti insieme, bambini. Peppa e i suoi amici raccolgono la legna. Ottimo lavoro! Si è fatta notte. Peppa e i suoi amici siedono intorno al fuoco. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone. Con un bing e un bang e un bing. Bong, bing, boo. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bangli, boo. Bong, bing, boo. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bangli, boo. Oh, oh. Bene, bambini. Adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini! Buonanotte, Madame Gazzella! Peppa e Susie sono nel loro sacco a pelo. Io ho portato una torcia! Anche io! Basta così, bambini! Andate subito a dormire! Che cos'era quello strano rumore? E io cosa ne so? L'ho sentito di nuovo! Susie! Ma dove stai andando? Madame Gazzella! Sono un po' spaventata! Oh, vuoi restare qui con me? Sì, grazie! Madame Gazzella! Lo sa? Anche a me è venuta un po' di paura! Posso entrare, per favore? Ma certo! Anche io potrei avere paura più tardi. Sì, penso che anche io potrei avere paura. Anch'io, anch'io. Allora entrate tutti quanti. Cantiamo ancora la canzone del Bing Bang. D'accordo. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone. Con un bing e un bang e un bing. Bong, bing, boo. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bangli, boo.
Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig. Il blackout. È sera. Peppa e George sono in salotto e ballano la loro canzone preferita. Papà Pig è nell'ingresso e passa l'aspirapolvere. Mamma Pig è nel suo studio e fa un lavoro importante al computer. Oh! 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 Mamma! Papà! Si è rotto lo stereo ed è pure diventato tutto buio! E l'aspirapolvere all'improvviso si è spento. Anche il mio computer non funziona più. Mamma Pig preme l'interruttore, ma la luce non torna. Probabilmente c'è stato un blackout. E che cosa vuol dire? Se c'è un blackout, significa che non arriva l'elettricità. Che cos'è l'elettricità? Tesoro, l'elettricità è ciò che fa funzionare tutto quello che abbiamo in casa. E questa elettricità può tornare di nuovo? Sì, ma mentre aspettiamo, faremmo bene a cercare una torcia. Credo che ce ne sia una nello scantinato. Ottimo, vado io a prenderla. Al buio non riuscirai a trovarla. Oh, non ci sono problemi. Ci vedo benissimo anche se non c'è luce. Ma cosa ci fa questo qui? Oh, papà, è tutto a posto? Sì, c'è solo più buio di quanto immaginassi. Oh, adesso che ci penso? Credo che la torcia in realtà sia in cucina. Oh, oh. Mamma Pig ha trovato la torcia. Posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre. È ancora laggiù al buio. Peppa Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù. Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Perfetto, e adesso aspettiamo. L'elettricità dovrà pur tornare prima o poi. Ma quanto tempo ci vorrà, esattamente? Secondo me, esattamente un sacco di tempo. Oh, ma George e io avevamo ancora voglia di ballare. Lo so io come divertirci. Che ne dite di guardare la TV? Oh, non vuole funzionare. L'elettricità serve anche per la televisione. Davvero? Certo. Oh, che cosa possiamo fare allora? Tanti anni fa, quando la televisione non esisteva, i bambini dovevano fare da soli i loro giochi. Ci sono! Mi serve una scatola di cartone. Cosa vorrà fare, Peppa? Mamma, ti dispiace fare un buco in questa scatola, per favore? A che cosa ti serve? Lo vedrai. Mamma Pig fa un buco nella scatola di cartone. Ecco fatto, Peppa. Grazie molte. Ora dovete rimanere seduti là sopra. Senti, George, tu dovrai puntare questa su di me, hai capito? Quest'oggi, a presentare il telegiornale, sarò io, Peppa Pig. Peppa ha costruito un televisore. Stasera, per colpa di un blackout, tutte le cose hanno smesso di funzionare e non è rimasta neanche un po' di elettricità. Sei davvero molto brava, Peppa. Papà ha detto che l'elettricità può anche non tornare per molto, molto tempo. Oh! È tornata la luce. Evviva! Ma come? Io non ho ancora finito. Dai, papà, spegni la luce. Come vuoi, Peppa. Bravo. Non saremo più obbligati a stare al buio. La regina ha appena trovato un po' di elettricità e dice che adesso tutti possono essere di nuovo felici. Ben detto, piccola. Urrà! E ora balliamo! A Peppa è piaciuto il blackout, ma è contenta che la corrente sia tornata.
questo è il mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è papino. Peppa Pig. Teddy va in gita. Oggi Peppa e la sua famiglia andranno in gita. Faranno un picnic. Peppa? George? Avete tutto quello che vi serve? Sì, io porterò Teddy. Dinosauro. Se portate i giocattoli non dovete perderli di vista. Sì, mamma. Siamo pronti a partire? Sì, sì, papà Pig. Bene, andiamo allora. Dinosauro! George ha scordato il dinosauro a casa. Oh, George, dovresti fare più attenzione a dove lasci il tuo dinosauro. Dinosauro! Siete tutti assolutamente sicuri di non aver dimenticato qualcos'altro? Sì, sì, papà Pig. Teddy! È rimasto dentro casa. E dove l'hai lasciato, Peppa? Mi pare sul tavolo della cucina. Insomma, non abbandonare Teddy dappertutto o lo perderai. Ciao, Teddy! Ora ci siamo tutti. Pronti a partire? Sì, papà Pig! Andiamo! Questa è l'area picnic. Eccoci! Evviva! Oh, sapete, adoro venire in questo posto. È così pacifico, così silenzioso. È Zoe Zebra insieme a suo padre, il postino della città. Buongiorno, signor Zebra. È venuto a portarci la posta? Oh, oh, oh. No, Peppa, oggi è il mio giorno libero. Non devo consegnare nulla. Ehi, siamo qui per fare un picnic. Come noi. Ma allora, perché non facciamo il picnic tutti insieme? Sì. Che splendido picnic. Mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola. Vorremmo andare a giocare. Va bene, Peppa. Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia. Dinosauro. Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre. Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh, vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice: mai mangiato niente di più buono. Peppa! George! Dobbiamo rientrare! Ciao, Zoe! Ciao, ciao! Siamo tutti pronti? Sì, papà Pig! Forza, torniamo a casa anche noi, Zoe. Va bene, papà. Tazze, piatti, scimmia, Teddy. Oh, no! Tu non dovresti essere qui, Teddy! Peppa ha dimenticato Teddy di nuovo. Peppa e gli altri sono a casa. Ah, credo di aver guidato abbastanza oggi. Adesso l'unica cosa che voglio è rilassarmi. Mi sdraierò sul divano e guarderò un po'... Teddy! Mi sono scordata di lui! Oh, Peppa! Ora papà Pig sarà costretto a guidare di nuovo fino all'area picnic. Beh, per Peppa questo è d'altro. Ma è il signor Zebra, il postino! Non aveva detto che oggi è il suo giorno libero, signor Zebra? È vero, oggi non lavoro, ma mia figlia Zoe deve effettuare una consegna molto speciale per la signorina Peppa Pig. Tieni, questo è per te. Che cosa c'è dentro? Ma è Teddy! Il povero Teddy stava piangendo, così lo abbiamo riportato da te. Ti ringrazio, Zoe. Per fortuna Zoe ha riportato a casa Teddy sano e salvo. Però, Peppa, dovresti fare più attenzione a lui. Hai ragione, mamma. Sei stato un orsetto molto monello, Teddy. Ora mi devi promettere che non ti allontanerai più da me. Ci siamo capiti? Scusami, Peppa, te lo prometto. Thank you.